Per 31 volte dall'inizio dell'anno la centralina ARPAC di Nocera Inferiore ha indicato lo sforamento dei valori previsti delle polveri sottili, cioè i livelli di PM10. Si tratta, in pratica, dello stesso numero riscontrato dalle centraline installate nel comune di Milano. Facendo una proporzione quindi, è facile capire che la situazione nell'agro è molto delicata, nonostante le disposizioni per migliorare la qualità dell'aria che sta cercando di adottare il sindaco di Nocera Inferiore in particolare. Lo riferisce anche l'ambientalista Emidio Ventre del comitato Novaschero Inquinamento, che ribadisce la necessità di trovare nuove soluzioni a Nocera nell'agro per attutire il problema legato alla cattiva qualità dell'aria. Tra l'altro, scrive in un suo post su Facebook Ventre, l'Italia è al primo posto per morti premature attribuibili ai livelli di PM2,5, ozono ed N2. Ben 91.000 casi nel solo 2013 e stiamo parlando di 5 anni fa. Lo riferisce Paola Palestini, docente dell'Università La Bicocca di Milano, che ha sottolineato quanto possano incidere sulla salute dell'uomo in modo negativo le particelle come le PM10, dove sono presenti batteri, metalli come l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel, molecole organiche come gli idrocarburi aromatici che provengono dalla combustione. Insomma, il PM10 è altamente tossico e nocivo. Ecco perché vanno trovate al più presto delle contromisure a questo killer invisibile, in quanto indagini epidemiologiche hanno dimostrato un aumento di patologie respiratorie, compreso il tumore polmonare, le patologie cardiocircolatorie, compreso l'infarto, le patologie neurodegenerative negli individui che vivono in ambienti dove il livello di inquinamento atmosferico è elevato. Le classi di popolazione più a rischio sono purtroppo i bambini e le persone anziane, soprattutto quest'ultime se hanno già problemi di salute. La pianura padana resta una delle zone più inquinate d'Italia, mentre l'agro nocerino sarnese, attraverso la centralina di Nocera Inferiore, pareggia il dato del comune di Milano, come si diceva. Ricordiamo che lo sforamento dei livelli di PM10 è di 35 all'anno al massimo per giornate non continuative. Se a metà 2018 si è già a 31, è giusto pensare che statisticamente ci si ritroverà a fine anno un dato impressionante. Intanto, da ieri a Nocera Inferiore, tornando nello specifico, sono partiti i weekend ecologici, disposizioni che riguardano in particolare il traffico limitato per il centro cittadino, con stop alla circolazione dei mezzi dalle ore 18 alle 23 il sabato e la mattina della domenica fino alle 13. Basteranno questi antidoti per farci respirare meglio?